Mercoledì 25 maggio 2016, io sono Bella Shakmirze e questo è Grigioni in Milano. Buongiorno a tutti e vediamo cosa succede oggi in città. Mancano ormai pochi giorni all'attesissima finale di Champions League che quest'anno si terrà a San Siro sabato 28 maggio. In questi giorni di attesa che precedono il fischio di inizio, Milano si sta preparando con una serie di iniziative che da domani coinvolgeranno tutti i cittadini e i tifosi spagnoli giunti in città per assistere alla partita. È prevista una sfilata di calciatori e ambasciatori UEFA con partenza da Piazza Castello e arriva in Piazza Duomo, dove sarà esposta la Coppa fino a sabato pomeriggio. Sempre nella zona del centro sono previsti anche giochi, incontri con grandi calciatori del passato e tante altre iniziative per grandi e bambini. In occasione del concerto di Bocelli nell'area Expo, questa sera la linea metropolitana M1 potenzierà e prolungherà il servizio con tre corse aggiuntive, in partenza da Rofiera verso Sesto FS, a mezzanotte e mezza, mezzanotte e 50 e all'1:10. Inoltre i parcheggi di Molino Dorino e Lampugnano prolungheranno l'orario fino alle 2 di notte. Chi desiderasse avere informazioni o acquistare i biglietti all'ultimo potrà rivolgersi agli assistenti, alla clientela nella stazione di Rofiera. Il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle, Gianluca Corrado, ha promesso ai cittadini che in caso di vittoria si muoverà per la realizzazione di una ZTL elettrica, la prima d'Italia. La decisione, spiega Corrado, è volta a diminuire l'inquinamento urbano e a tutelare la salute pubblica. Il candidato poi ha espresso il suo parere sulla Rea C, spiegando che l'intento del movimento sarebbe indirizzato al potenziamento dei mezzi pubblici con l'asservimento dei sistemi semaforici, che porterebbe ad una notevole riduzione dei tempi a vantaggio dell'efficacia del servizio. L'edificio di via Durando 10, vecchia sede della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, verrà assegnato all'Università Tsinghua di Pechino, uno degli atenei più prestigiosi di tutta la Cina, dove ha studiato anche il presidente della nazione. Il progetto, già in fase avanzata, ha l'obiettivo di far nascere un incubatore di imprese che attragga a Milano i capitali e investitori asiatici, generando così un ritorno economico per il capoluogo lombardo e l'intero paese. Per oggi è tutto, io vi auguro una buona giornata. Ci vediamo domani con una nuova puntata di Good Morning Milano.